Una tromba d'aria lunga 3 chilometri, minuti di paura sotto un cielo nero e un bilancio pesante con il quale fare i conti. Il giorno dopo a Montecchio per Calcino, pochi chilometri da Vicenza, è fatto fortunatamente di danni da riparare, con un bilancio di 4 feriti non in modo grave. Una cinquantina le case scoperchiate o gravemente danneggiate, milioni di euro di danni alle abitazioni e alle colture, camion rovesciati, alberi d'alto fusto sradicati. Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile sono intervenuti per prestare soccorso e ripristinare l'energia elettrica interrotta per più di 8 ore. Qualche famiglia rischia di vedersi dichiarare inagibile l'abitazione, qualcun'altra spera in aiuti economici per una calamità che ha compromesso i risparmi di una vita. Da una prima ricostruzione sembra che il vortice si sia formato nei pressi di una cava dove sgorgano acque fredde. Dopo aver attraversato la campagna distruggendo molti vigneti, ha superato una collina, raso al suolo l'asilo e terminato la sua corsa sul fiume Astico. Lunedì nella sede del comune è programmato un vertice per una prima stima dei danni che farà da base alla richiesta di stato di...